Quanto costa studiare in Cina? Io studio e vivo a Shanghai dal 2015, quindi i prezzi di cui parlerò in questo video sono quelli di Shanghai, che tra l'altro dovrebbe essere la città più costosa in Cina. Quindi se vai in un'altra città sappi che i prezzi saranno più bassi, a parte magari Pechino, che siamo lì nelle grandi città, quelle più famose, i prezzi sono tutti molto simili. Quanto costa studiare a Shanghai, quindi? Dividerò il video, diciamo, in tre parti. La prima parte è chi viene a studiare solamente cinese. La seconda parte è per chi viene qua per un programma di exchange e la terza e l'ultima parte è chi viene qua a studiare, a fare un corso di laurea, fare un bachelor, master, PhD. Per chi viene qua a studiare solamente la lingua cinese e viene in università, lo fanno quasi tutte le università, offrono un corso di cinese che va dal lunedì al venerdì, 3 ore al giorno sono solitamente, comprende orale, scritto, parlato, più dei corsi pomeridiani che sono opzionali solitamente, come per esempio calligrafia, quella con il pennello cinese, l'inchiostro, tutto carino. Dialetto, per esempio qua a Shanghai ti insegnano il dialetto di Shanghai, oppure arti marziali cinesi come il Tai Chi. Le lezioni vanno dal lunedì al venerdì, 3 ore al giorno. Ci sono 2 semestri in un anno. Il primo semestre è quello che va da settembre a febbraio. Le date variano a seconda del capodanno cinese. Il capodanno cinese solitamente cade verso inizio febbraio, quindi varia a seconda del capodanno cinese. Il secondo semestre è quello che va da marzo a luglio. Quindi quanto costa studiare cinese? Allora, i prezzi che qui a Shanghai variano dai 7.000 ai 9.000 yuan al semestre, che al cambio attuale sono circa 1.000-1.200 euro. Poi c'è un costo di registrazione e di assicurazione, che entrambi siamo sui 60 euro l'uno, 400-500 yuan. Dopodiché arriva il dormitorio. Quanto costa il dormitorio? Anche lì i prezzi siamo al semestre sui 6-7.000 yuan, che sono circa 1.000 euro. 1.000 euro per una stanza doppia, 2 persone in stanza, quindi se vuoi la singola raddoppia i costi. Sappi che non tutte le università offrono la stanza singola e sappi che le stanze singole sono molto richieste e si fa fatica ad ottenerle. Se pensi di affittare un appartamento qui a Shanghai, io sinceramente te lo sconsiglio perché i prezzi sono alti, sei scomodo, devi prendere la metro magari per venire a scuola al mattino, è abbastanza affollata, hai tutta una serie di scomodità che non conviene. In più la vita in campus è molto più divertente, molto più bella, sei in mezzo a tutti gli stranieri, tutti gli studenti e tutti i cinesi anche, no? A meno che tu voglia cucinare e quindi allora ti serve una cucina, l'appartamento forse è meglio. Per quanto riguarda invece il costo del cibo, della vita e di tutte le cose che si fanno giornalmente, ti consiglio di guardare questa mia playlist in alto a destra, Vita in Cina, dove faccio vedere i prezzi praticamente di tutto, sia cibo italiano, cibo straniero, che cibo cinese, eccetera, eccetera, proprio la vita giorno per giorno qui. Per chi invece viene qua a fare un programma di exchange con le due università, Italia e Cina, sinceramente non ho molte cose da dire perché pagherà probabilmente tutta la vostra università, sia l'alloggio che i corsi. L'unica cosa che posso dirvi è questa degli appartamenti: se l'alloggio non ti va bene e vuoi cambiare, prendere un appartamento, i prezzi qua in Cina e soprattutto a Shanghai variano molto da zona a zona. In più io lo sconsiglio, se sei studente, di prendere un appartamento. Non ne vale la pena secondo me, perché i prezzi sono troppo alti, sei scomodo, magari sei lontano, non riesci a trovare un appartamento vicino alla tua università, sei lontano, quindi te lo sconsiglio. A meno che, come ho detto prima, proprio non ce la fai. Vuoi stare in appartamento perché hai i tuoi spazi, sei più largo, vuoi cucinare, prendere, ti diverti a fare un party nell'appartamento con i tuoi amici, allora affitta l'appartamento. Come al solito per i costi di tutto, cibo, eccetera, guarda la playlist che ho messo in alto e metto alla fine del video, Vita in Cina. Per chi invece viene a fare un corso di laurea, che può essere un bachelor, master, PhD, i prezzi variano. Sappi che sono, per un bachelor sono 4 anni. I prezzi all'anno variano dai 20.000 ai 25.000 yuan, circa 3.000 euro al cambio attuale, mentre per il PhD siamo circa ai 30.000 yuan all'anno, circa 4.000 euro. Poi ci sono i costi dell'alloggio, come ho già detto prima, i dormitori, i prezzi siamo sempre lì sui 6-7.000 yuan al semestre, che sono 4 mesi, camera doppia, se vuoi la singola raddoppia il prezzo. Sappiate che lavorare in Cina con un visto da studente è illegale e se ti beccano sono guai.
Ne parlerò in un altro video. Bene, per i documenti necessari, per le date di scadenza, per registrarsi alle università e per i pagamenti, eccetera, eccetera, anche questi prezzi di cui ho parlato, li trovi tutti nel sito delle università in cui stai andando. Hanno siti chiaramente sia in cinese che in inglese, alcuni anche in italiano. Se vai in un'università di lingue, molto probabilmente ha sito in tutte le lingue. That's it. Ci vediamo al prossimo video.